Ciao Stefano, che succede? Perché ti vedo così afflitto? Che succede? No, niente, è solo che stavo cercando di sciogliere il nodo di questa corda, Don, ma mi sa che è impossibile. E Stefano, la corda di Gesù Nazareno, anche se così aggrovigliata e annodata, sempre si lascia afferrare e non ci lascia andare, perché rappresenta la nostra speranza. Quindi non è impossibile sciogliere i tuoi nodi. Stai affrontando il problema con lo spirito sbagliato. Lo spirito sbagliato, dici? Sì. E quindi? Che dovrei fare? E cosa faresti se dipendesse da te la rinascita dei nostri due paesi? Non lo so, Don. Cercherei di riprenderci la nostra normalità, a partire dal ritorno a Messa. E poi, Don, mi affiderei a chi ci governa. Ma a partire dal rispetto per le regole. E poi punterei sul rilancio della nostra economia, Don. Cercherei di invitare tutti quanti a comprare solo prodotti tipici locali, a partire dai nostri artigiani e dalle nostre imprese. Tenderei una mano ai nostri commercianti e poi cercherei di far ripartire il turismo, cercando di valorizzare al massimo il nostro meraviglioso territorio. Che veramente bello. Ma senza dimenticare quell'enogastronomia che ci ha resi grandi e ci ha fatto conoscere in tutta la Sicilia. Tornerei a far rivivere lo sport e soprattutto i momenti di aggregazione dei nostri giovani. Punterei sul futuro e andrei spedito come un treno, ma senza lasciare indietro nessuno. In altre parole, Don, cercherei di puntare tutto sul grande cuore che la nostra gente ha sempre dimostrato di avere. Ricorderei a tutti chi siamo e da dove veniamo, perché siamo sempre stati e sempre saremo una grande comunità. Lo siamo. Però, Don, perdonami, non capisco. In che modo tutto questo può aiutarmi a risolvere il mio problema? Stefano, la soluzione al tuo problema era nelle tue parole. Voltati e guarda. Su questa corda i cammaratesi sangiovannesi hanno affidato i loro sogni, le loro speranze, le loro ripartenze e nuovi inizi. Aria alla corda! Aria alla corda!